Buongiorno, oggi è il 31 dicembre, noi siamo con la nostra belva e siamo qua, spiaggia di Warrnambool, ci facciamo il nostro picnic, abbiamo appena smontato da lavoro, anche oggi abbiamo lavorato, sono le due e mezza. Qua c'è un bel tavolo, panchina, vista mare, vista gabbiani, oppure ci sediamo proprio spartani sulla sabbia. Ah, ci sono qui una bella passerella, ci possiamo mettere dove vogliamo. Possiamo scendere, anche da qua possiamo scendere. Spiaggia. Perché i gabbiani mi sa che ci sbranano. Mettiamoci qua. Guarda qua che... Poi facciamo vedere dall'altra parte anche. Ci siamo appostati qui. Questa bella vista mare. Abbiamo dietro questi cespugli che ci riparano dal vento. E adesso, panino con la cotoletta, vai, buon appetito, il nostro pranzone di fine anno, no? Questo. Un po' sudato, meglio, bello, bello squagliato. Parte? Guarda, guarda, amore. Che cos'è? Il mostro. C'è il mostro che ti mangia. Attenzione mostro. C'è il mostro. Ora saliamo qui su. Vediamo, andiamo. Lo squalo. Lo squalo onda. È chiuso, però guarda qua da quest'altra parte cosa c'è. Vediamo se vediamo uno squalo. Oh, ma lì si può salire, però ci andiamo. Non faresti mai il bagno qui? Sinceramente c'è caldo, la temperatura è bella, però non ho voglia di fare bagno. Non so se riuscite a notarlo, ma c'è tanto vento. Questo è il pontile di Warrnambool. Sicuramente sentirete tanto vento da questa parte. Che bella onda. Questa parte qui invece, guardate, c'è la bassa marea e la gente attraversa il mare, quindi se noi volessimo arrivare lì dovremmo attraversare il mare, non so se me la collo. Andiamo qua, andiamo sulle onde. Thank you.
avviciniamo al mare, ci sono questi bunker. Che ne dici ora? Qui se cadi la sotto ti mangiano un spalo. No, qua non c'è nessuno. C'è uno spalo? Dove? Io voglio andare là, solo che se mi sa tanto che per andare da quella parte là, no, dobbiamo attraversare il mare. Dai, ci proviamo. Ma sei impazzito, ma tu mi vuole uccidere il primo dell'anno. Proviamoci, dai. No, stavo riprendendo me stesso. Ciao. Ragazzi, qui ci sono anche tutte le attrezzature, tavoli, acqua, ci hanno sfilettato qualche pesce qui. Visto? Dal produttore, il mare, al consumatore. Sfiletti e te lo porti a casa. Peschi, pulisci e mangi. Questa qui invece... Questi quattro monoliti. Andiamo, andiamo, andiamo. Wow. Da lontano sembrava più alta l'acqua, sinceramente. Potrebbe essere anche che si è abbassata la marea, eh? Vogliamo andare lì. Andiamo, dai. Lì c'è anche il ponte. Andiamo, andiamo, amo. Non si può... Va bene, però tutti là sotto sono. Sit there, and the more you walk, the more you hurt. Wow. A parte il bambino, ma è tutto wow. Va bene, togliamoci le scarpe. Abbiamo deciso. Attraversiamo. Deciso. Io sono con i pantaloni lunghi, genio. Genio. E allora, siamo pronti. Andiamo. Andiamo. Amo. Dai, dai. Dai che c'è la bassa marea adesso. Minchia, l'acqua sarà ghiacciata. Già mi stanno congelando le gambe. Mamma mia, che freddo. Mamma mia, c'è freddo. Non so perché, ma sto sentendo sempre più freddo. Bellissimo. Non possiamo arrivare qui.
guardate dove siamo. È spettacolare. Cioè qui almeno li vediamo se ci sono gli squali. Gli squali. Dobbiamo andare lì. Amo, ma se... che dici se facciamo un po' più veloce? Guardate, si incontrano, si incontrano le onde qui. Hai visto? Sì, qui è un po' più alto, però sbrighiamoci. Cazzarola! Tutta l'eva, che fredda! Andiamo, andiamo, andiamo! Si alza la marea, ma tutti vogliono andare! Sbrigati, sbrigati allora! Ma se ci sono quelli a mare pure! Si alza la marea, non si può andare! No, no, cioè non si alza la marea! Vai, 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 ora, ora, ora! Si è abbassata! L'onda è bassa! Si è ritirata l'onda! Avete la sciatica, mi sta venendo pure! Dai, comunque l'acqua non è proprio freddissima. Guardate che faccia. Dai, guarda che bello qua però. Guardate qui. Dai, qui è più calda l'acqua. Sto facendo la pipì. C'è tanto vento, guarda, le ragazzine lì, tranquillissime. Non si fa, non si dice questo, un po' di shaming. Allora, adesso dovremmo passare da questa parte. Cazzo, che fatta, porca puttana! Cazzo, io volevo salire! Allora andiamo lì almeno! Almeno andiamo lì! Ma mi sa che si sta abbassando, perché guarda, quello lì cammina tranquillo! Dai, amo, passiamo di qua! Dai, alza le braccia, vediamo se troviamo un punto meno profondo. È alta, porca puttana. Le macchine sono bagnate. Ma però sono passate. Dai, passiamo. No, dai. Quando arriva all'altezza quella critica torno indietro. Di là, guarda, vedi che è più chiara. Vieni, corriamo, dai. Niente, ci abbiamo rinunciato. C'erano gli ultimi 10 metri dove l'acqua si alzava, diciamo, sopra la vita, e non ci vogliamo bagnare. Quindi niente, ci troveremo la prossima volta con il costume. Nulla, adesso andiamo verso di là. Adesso andiamo verso questo. Ok ragazzi, è appena successa una cosa, ve lo dirà Sara. Avevo detto stai attento perché il telefono ti cade in acqua. 2 secondi dopo il telefono mi è caduto, non si accende più. Quindi la colpa è tua. Certo, non mia che sei scemo, è la colpa è mia, no? Cioè non tua che sei scemo. Ho piazzato il cellulare per fare una foto e c'era troppo vento ed è cascato in una pozzangherina d'acqua. Un secondo dopo l'ho ripreso, è ancora acceso.
acceso, però poi dopo 30 secondi, un minuto si è spento e non si sta riaccendendo. Ma comunque ci passiamo di qua, il ponte. Ah, hai visto? Qui è il fiume. È il fiume quello lì che vedevamo dopo saliamo di lassù. Andiamo a raccogliere il grano. Andiamo da quella parte, vediamo che cosa c'è di là. No, senza scarpe. Senza scarpe, così. Concludiamo il 2000. Ah. Aiuto. Questo che bello. Scarpe non fa male. Hai caldo. Thank you.
da lì ci sono delle scale. Delle scale naturali, sembra. Vedi là? Forse possiamo scendere. E arriviamo qui sotto. Sentiamo. Salutiamo il nostro fedele amico cellulare che ci ha accompagnato in tante avventure. Sei stato un fedele compagno, è stato molto utile. E adesso riposa in pace. Amen. Ok, vi faremo sapere se dovrà... si salverà o se rimarrà solo riso. Che mangeremo ovviamente. Che mangeremo. Contro abbiamo. Ho visto come ci hanno guardato male. Ma se ne sono scappate. Ma che se ne sono scappate? Sì, ma ci hanno fatto lo sguardo tipo lo ammazziamo. Comunque, come sempre, noi finiamo in queste situazioni. Lo sto riprendendo per farvi vedere.
navigatore. Passano le valigie, dai. Siamo arrivati a Port Fair con un po' di merda, un po' di merda ovunque. Sì, è tutta cacca quella. È tutta merda. Sono stata qui accanto. È tutta merda, è tutta merda. Ok, adesso Sara vi dirà dove stiamo andando. A raccogliere, le? Ve lo faremo vedere dopo. Vabbè, lo facciamo vedere dopo allora. Ehi, hey, che vuoi fare con quel coltello? Quelle? Entra! Entra! La patella entra! Non può entrare! Va bene! Prepariamoci alla raccolta! Raccogliamo le patelle! Vai! Per la... Se è velenosa,
altre, guarda, sono colorate queste, queste due, guarda. Questa è quella che ti dicevo prima. No, non sono altre due, ore. Tanto. Bellissimo. Non si mangiano, vero? Sto scherzando, ovviamente. Non lo so se si mangiano. Guarda qua. Stella Marina, aspetta che la metto qui. Top. Ah, questa che guarda bella. Che bella! Wow! Mettiamole in acqua. Dai. Così. Non le toccare, però dopo due ore che non le abbiamo toccate. Una. Le puoi fare nuotare, cioè. E la tocca. Ok, continuiamo la. Questa è il padellone. Dopo? C'è il mio raccolto, c'è il mio piano, vediamo il raccolto di Giovanni. Dicevamo, cioè si è messo negli scogli dove ci sono un sacco di padelle senza dirmi niente. Ce n'è! E guarda quante ne ha raccolte! Ma sembrano ostriche! Ma non mi dice niente! Ma sembrano... Guarda, guarda qua! Guarda quanto sono! Guarda quanto è grossa questa! Vieni, gira, gira di qua, gira di qua! Guarda! Quanto una mano è! Vediamo! Guarda! Boom, baby! Ah. Ok, continuiamo! Allora, ragazzi! Oggi 31/12/2023, ultimo giorno dell'anno. No, ma vedete, è bugata la busta, dobbiamo mettergli un'altra. Ah, ok. Qui almeno ci sono. Qui almeno ci sono 10 kg di padelle. Vabbè, poi sgusciate. Sicuramente vero. Minchia, si sono appicchiate. E siamo qua. L'isolotto di Portfei. Guardate qua. Si sta strappando la busta. Vedi che si strappa. La strobottino. Stasera. Questa sera vi farò risotto, vedere. Risotto, cos'è? Con le patelle? Yes. Wow. A dopo, vi faremo vedere il risultato. See you later. Il cellulare ci ha abbandonato, però. Abbiamo questo. Abbiamo le patelle. Sta finendo l'ultimo giorno del 2023. Adios. Sapremo mai. A parte che non capisco che. Perché sembra una specie di falco. Cioè, proprio fermo, immobile lì su. Ti faccio un po'. Niente, se n'è andato.
Ciao. Siamo qui per tentare di beccare qualche balena e invece abbiamo trovato solo questo bel tramonto, ma prima o poi la troveremo una balena. Ultimo giorno dell'anno. Bene sì. Chissà se ci vedono. Scendiamo giù in spiaggia? Dai, sì. Quindi scendiamo. E arriva la balena. Del bestemmione. Eccoci qui. Spiaggia, spiaggia infinita. Prepariamo la nostra cenona, cenone di Capodanno e cenone tutto l'anno. E cenone tutto l'anno. Freddo, ora c'è freddo. Ritorniamo. Non c'è nemmeno più nessuno che guarda. Oh, amo. Guarda là, la balena. Dai. No, vero, guarda. Vaffanculo! Niente la balena! Vaffanculo 2023! Prova del 9, eh? Provato ad asciugare anche con il phon. Vaffanculo! Prova a metterlo sotto carica. Ma perché cazzo? Ma un secondo è caduto in acqua! Vediamo. Vedi se esplode. Mi chiedi giù, però. Vediamo. Niente. Morto di 100 anni. Va bene. Riproviamo a metterlo nel riso tutta la notte. Per un altro anno. Va bene. All'anno nuovo lo esci. Sì. Saluta. Ciao. Ragazzi, eccoci qui al lavaggio delle padelle. È finita così. Quelle sono già pulite. Abbiamo tutte quelle ancora. Bravo Giovanni. Abbiamo fame. E poi soffritto, che c'è? Ora faccio un bel soffritto il riso, di aglio e cipolla. Il riso di Carlo e Jenny. E poi facciamo... Ci facciamo una paella. Paella. Una paella australiana. Con questo. Riso spagnolo, prodotto in Spagna. Riso spagnolo, padelle australiane.
e bocche italiane. E bocche italiane. Va bene, vi faremo vedere il contino. Allora, condimento in preparazione, mamma mia. Con l'acquolina in bocca. Siamo pronti? Comunque mancano tipo 5 minuti alla mezzanotte. Vero? Sì, sono i 52. Ma aspetta, dai, no. Va bene, ci sentiamo tra pochi minuti allora. Eccoci qui. Siamo pronti? Festeggiamo la nostra mezzanotte. Questo riso spagnolo per questa paella australiana. La paella. Ok. Ora puoi mettere un po' d'acqua dentro quella ciotola. Yes, man. Ma di più sono Maria ragazzi, come se pagasse l'acqua che gli sto mettendo dentro. Ma qua hai visto quante ne ho sbucciate? Ah, dalle, da che ore è che? Dalle 10. Dalle 10. Vabbè, lavate. Abbiamo lavate, io le ho lavate e lui le ha sbucciate. Siamo una squadra perfetta. A posto. Ok. Allora, gli mettiamo il tappo. Questo è il durante. Vi faremo vedere il consiglio. Va bene signori, cenone per due persone, ma qui c'è un chilo di riso, due chili di padelle e tac, eccola qui la nostra paella, fuoco lento, aspettiamo. Signore e signori, è ufficialmente il 2024. Il 2024. Auguri! Auguri ragazzi, stanno facendo i botti. Sì, stanno facendo. Noi qui. Noi però abbiamo. Abbiamo appena messo a cuocere il riso. Vediamo un po' cosa c'è fuori. Vabbè, ma sono lontani. Sul tetto dovremmo andare. Non penso che si vedano. Aspetta. Thank you. Wow. Vediamo che stanno finendo, ci sono fuochi d'artificio, ah guarda di qua si vedono bene, wow! Praticamente vi stanno sparando dal molo dove eravamo stamattina, e allora era vero, aveva ragione Pira. Signori e signori, ecco a voi il nostro cenone. Ed è davvero un cenone di Capodanno. Questo sì. È Capodanno, cioè quindi il primo dell'anno e qui è già mezzanotte e mezza passata. Abbiamo fatto tardissimo. Domani lavoriamo. Quindi niente, ora... Mangiamo e ci mettiamo a letto. Bye bye! Tanti auguri! Buon anno! Auguri.